Ciao ragazze, bentornate o benvenute sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlarvi di come ho applicato sia la maschera, sia il Wilberry 10, sia il Mist Berry, quindi tutti i prodotti per capelli di Miolac, per farmi appunto la piega. Vi lascio direttamente al mio tutorial, ci vediamo dopo. Grazie, allora cominciamo con lo styling dei capelli. Qui ho applicato prima la maschera di Miolac, l'ho tenuta in posa circa 8 minuti, adesso preparo lo styling. Il mio primo passaggio lo faccio con l'olio di Miolac, il Wilberry 10, in modo da far rimanere i miei capelli il più possibile disciplinati, soprattutto in questi giorni di pioggia. Quindi vado ad applicarlo su tutte le lunghezze. I capelli dopo la maschera sono effettivamente più morbidi. Però adesso andiamo a dare proprio un effetto di chiusura delle squame del capello con il Wilberry 10. Io non ho l'abitudine assolutamente di pettinare i capelli da bagnati perché so che tendono un po' a spezzarsi, quindi passo direttamente all'asciugatura. Ok, metto il beccuccio al phon e mi do un'altra passata, però in questo modo li tiro con la spazzola. Allora, adesso, visto che oggi voglio fare una piega un po' diversa, non liscia, che comunque guardate che i capelli come sono proprio disciplinati, voglio usare la piastra per farmi delle onde molto morbide, così vado a scaldare la piastra e vi faccio vedere come faccio io le onde. Allora, io utilizzo la piastra di Roventa perché mi sembra che sia una delle poche che ha questa dimensione qua per quanto riguarda la piastra, quindi ci metto davvero pochissimo a farmi due onde. Vi faccio vedere. Io di solito prendo una pinza e comincio con i capelli dietro, quindi mi rimangono due ciocche un po' più lunghe, poi prendo una ciocca, chiudo e passo così. E voilà! Dall'altra parte vado al contrario, sempre verso l'esterno. Vedete, sono molto morbide, molto naturali. Vado più su, tolgo i capelli più superficiali. Partiamo da qua. E per ultimo facciamo le ciocche più superficiali. Ok, poi ovviamente in base alle vostre preferenze potete fare onde più marcate o meno marcate. Adesso prendo un po' di olio, ne metto proprio qualche goccina e lo passo tra i capelli. Ok, prima di andare a truccarmi faccio l'ultimo passaggio, che è il mio preferito, ed è il Mist Berry, quindi una mist, proprio una broom per capelli, un profumo alla cheratina, e quindi fa due cose in una, profuma e ovviamente ristruttura, e lo vado ad applicare su tutta la chioma. Comunque, come potete vedere, è stato molto facile metterli in piega, quindi questo è il risultato. Ok ragazze, vado a truccarmi. Molto bene, come avete visto è stato molto semplice effettuare tutto l'upgrade dei miei capelli. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Iscrivetevi ovviamente al mio canale.